Buongiorno, sono Federico Gottardo di Torino Cronaca. Oggi mi trovo alla Piazza dei Mestieri, una fondazione che compie 20 anni in questi giorni. Una fondazione che ha formato migliaia e migliaia di ragazzi, solo 11.000 nel 2023. Abbiamo intervistato il presidente e fondatore Dario Di Freddi, che ci racconta cosa succederà da lunedì qui nel quartiere San Donato di Torino. Da lunedì 23 settembre al 29 di settembre faremo una grande festa in Piazza dei Mestieri per celebrare i nostri primi 20 anni di storia. Ma in realtà più che una celebrazione vuole essere un momento di confronto. Incontreremo personalità del mondo istituzionale, delle imprese, dialogheremo e faremo dialogare i nostri ragazzi con tanti adulti. È un momento anche per capire quali saranno le sfide del futuro, perché quando noi abbiamo iniziato 20 anni fa la situazione dei giovani era diversa da quella di oggi, anche il loro modo di percepire la realtà. E dall'altro vuole essere anche un momento di restituzione alla città, perché siamo pieni di gratitudine per le tante persone, per le tante realtà anche istituzionali e imprenditoriali che in questi anni hanno avuto con noi una storia e ci hanno accompagnato. Oggi siamo davanti in Italia e anche nella nostra città Torino a una grande sfida educativa. Questa sfida educativa si vince solo se tutti entriamo in gioco. Non bastano le leggi, ci vogliono persone che mettano le mani in pasta.